Senatore, perché la Lega Nord ha votato contro questo provvedimento della pubblica amministrazione? È un pessimo decreto, peraltro zeppo di pasticci. E vi è la conferma qui che il governo Renzi stanzia i soldi solo per i clandestini, 38 euro al giorno, per i delinquenti in carcere, 8 euro al giorno, mentre non riesce a trovare pochi milioni di euro per consentire a chi ha già maturato i diritti di andare in pensione. Infatti qui al Senato in seconda lettura il governo Renzi, per mancanza di copertura denunciata da Cottarelli, si è dovuto rimangiare la parola e quindi i 4.000 insegnanti che dovevano andare in pensione non ci andranno, e per loro una doppia beffa, la prima ricevuta dalla Fornero, la seconda da Renzi che 5 giorni fa li aveva illusi, e questo è ritrattato. Così come illusi sono quei pensionati che hanno maturato 42 anni di servizio ma non hanno 66 anni di età, e se vogliono andare in pensione devono andare ancora incontro alle penalizzazioni, quindi un disastro su tutti i fronti che noi abbiamo voluto denunciare. Una riforma della pubblica amministrazione che Renzi aveva annunciato come una rivoluzione copernicana in realtà si sta trasformando in un ennesimo pasticcio. Peraltro non riusciamo a capire come mai in questa riforma Renzi vuole demolire le Camere di Commercio, che sono degli enti virtuosi che utilizzano molte delle loro risorse non pubbliche ma soldi versati dalle imprese per lo sviluppo dell'economia locale, e Renzi le vuole demolire. Anche questa cosa noi abbiamo denunciato, e con il disegno di legge delega che toccherà ancora le Camere di Commercio noi difenderemo questo ente molto importante, anche se sappiamo che al nord queste funzionano bene mentre al sud certamente bisogna metterci mano.